Operazione Pirati è un altro dei film del trio Jackie Chan, Sammong e Yuen Biao che uscì in Italia alla fine degli anni Ottanta, qualche anno dopo la sua effettiva uscita in Estremo Oriente. A Hong Kong era uscito nel dicembre dell'83 con un successo enorme sia a Hong Kong che a Taiwan. Era il film che aveva strappato il maggior numero di biglietti nelle sale, con un incasso di quasi 20 milioni di dollari locali, e era anche il film più costoso che il trio avesse fatto, perché era un film in costume, era un film d'epoca. Era stato scritto dallo stesso Jackie Chan e da Edward Yang, che era un suo collaboratore abituale, diretto dallo stesso Chan, e poi le scene d'azione incredibili erano state fatte dalla Jackie Chan Stuntman Association e da vari altri collaboratori, tra i quali il più interessante per noi, o almeno per me che sono un vecchio cane, era Bruce Tong Yim Chan, o anche Dang Yen San, che era più interessante perché era quello che veniva dal vecchio cinema di arti marziali, dai film Chang Che come L'Inferno dei Mongoli o Gli Scatenati Campioni del Karate, ossia il capolavoro Shaolin Avengers, o anche I Giganti del Karate, Shaolin Temple. Quindi era un po' uno del passato che riusciva a transitare con successo nel presente, sia pure come maestro d'armi. Ma tolte queste considerazioni che riguardano solo me e magari quei due o tre che si ricordano sto genere d'attori, veniamo un attimo al film proprio, che a livello di trama non era neanche questo eccezionale. Era divertente, aveva una trama funzionale. Jackie Chan era un ufficiale della marina che ha fallito miseramente contro i pirati che infestano le acque territoriali di Hong Kong, quindi viene degradato, per così dire, e passa sotto il comando della polizia di terraferma, se non ricordo male, il cui giovin capitano era Yuen Biao, e quindi i due si stanno cordialmente antipatici. Poi c'era il terzo protagonista, che era il ladro, e non lo poteva fare che Sammong, che in questo film supera se stesso, perché è il personaggio più buffo, più incredibile, ed è quello che te porti a casa dopo che hai visto il film, anche complice anche l'ottimo doppiaggio italiano che regala a questi attori, soprattutto a Sammong, delle voci perfettamente in parte, cosa che non accadeva mai quando questi film erano doppiati in inglese. Noi avevamo ovviamente la scuola di doppiaggio migliore al mondo, perché il doppiaggio fu inventato in Italia, lo ricordo, nel 1930, quindi i nostri doppiatori non si battevano, cioè noi avevamo la capacità di sposare perfettamente la voce al volto, e qui questo è un film servito egregiamente dal doppiaggio. Tornando all'azione, Jackie Chan ne passa di tutti i colori. C'è un inseguimento sulle biciclette nei vicoli che va visto per essere creduto, debitore ovviamente del cinema muto, delle comiche di Charlie Chaplin, alle quali intelligentemente Jackie Chan, e questo dimostra che era un genio prima che andasse in America, intelligentemente lui si rifà al cinema muto, cioè tentava di svecchiarsi continuamente ma riattingendo al passato, quindi alle comiche di Charlie Chaplin, ai film di Bud Spencer, Terence Hill. Ve l'ho detto, Bud Spencer era l'unico attore che lui conosceva dall'Italia, me lo disse quando venne qua nel 95, lui si guardava il film di Bud Spencer, questo stuntman, per copiare. E nel ruolo del pirata c'era il solito Tick Away, eccellente stuntman, anche carismatico come attore caratterista. I pirati e i marinai erano interpretati dalla solita pletora di stuntman che abbiamo citati tante volte. C'era Mars, ossia Chang Wing, che veniva anche lui dai vecchi film di Kung Fu come L'Inferno nella mano. C'era Li Hoi San, quest'altro, che veniva anche lui addirittura, oltre che dai film con Bruce Lai, dai capolavori di Liu Xiaoliang come La 36ª Camera di Shaolin. C'era la crema che ci poteva essere all'epoca a Hong Kong in un film d'azione, e difatti i combattimenti, fra cui quello fra i tavolini che riecheggia più da vicino, le farse alla Bud Spencer, Terence Hill, è straordinario. E poi il film, come sappiamo, naturalmente i nostri sventeranno i piani dei pirati riscattando gli ostaggi che erano stati rapiti in mare, ma la trama non va neanche raccontata, i film vanno visti. Questo è un film che si vede esattamente come se beve un bicchiere di Coca-Cola, va giù proprio che è una bellezza, però a differenza della Coca-Cola non fa male. Il film è passato alla storia del cinema anche perché c'è uno degli stunt più pericolosi mai realizzati, e sicuramente il più pericoloso nella carriera di Jackie Chan, no? La famosa scena della torre dell'orologio, che lui ripeté la caduta tre volte, una volta gli andò pure male, e tutte e tre i Chuck stanno nei titoli di coda, e lui giustamente aveva paura a fare sta scena, non si decideva a farla, e per farla ebbe bisogno del suo amico della scuola dell'opera d'infanzia, Sammong, che andò sul set e da sotto gli strillò: allora siamo ancora qui, te vuoi buttarsi o no? In romanesco proprio gliela strillava, in canto romanesco.
e lui finalmente si decise a buttarsi perché ci aveva paura e c'aveva tutti i motivi di averla, ma anche qui era una gag copiata dal cinema muto, ossia da una comica del 1923, 60 anni prima del comico oggi purtroppo dimenticato, ma che all'epoca era una superstar, era anche un funambolo, ossia Harold Lloyd, che si era inventata sta cosa dell'orologio. E questo testimonia una volta di più come Jackie Chan fosse non soltanto un grande acrobata, un grande attore, un grande regista, ma fosse anche un uomo intelligente, che non è sempre un abbinamento automatico quando sei un grande attore. Ci stanno grandi attori che non sono aquile nella vita. Lui era furbo, andava a ripescare nelle cose già fatte e te le riproponeva alla maniera sua, che nessuno poteva eguagliare. Lo faceva proprio perché nessuno potesse eguagliarlo. Operazione Pirati fu un successo talmente enorme che ha avuto poi un sequel qualche anno dopo, che era Project A2, non ricordo l'anno esatto, se era l'87 mi sembra, e mi risulta che quest'ultimo sia uscito poi in anni più recenti in DVD, doppiato in italiano per la Dall'Angelo Pictures, o almeno ce l'avevano in listino quando io li frequentavo, poi non so se è uscito, perché io ce l'ho in originale, che è spettacolare tanto quanto il precedente. Anche se forse è un pizzico meno frizzante, meno riuscito, ma è comunque un classico anche questo. E poi infine, siccome se no io non sarei io, ce lo devo infilare, perché non posso finire un video senza citare almeno per una volta la persona che sto citando. Allora, questo attore qua, il cui nome non ricordo, lo metterò in didascalia, che era un caratterista, che nel film fa un biscazziere nella scena straordinaria nella bisca, dove scatenano il putiferio. Questo attore qua era uno dei tanti caratteristi di Hong Kong, facce per noi anonime, aveva interpretato più di 400 film. Da giovane, nel 1956, aveva interpretato questo film qui. Prima te dico, ma al solito sti cazzi, chi c'era in questo film qui? E c'era questo signore qui. C'era Bruce Lee, perché non c'è niente da fare, come tutte le strade portano a Roma, tutto il cinema d'arti marziali in ogni epoca ti ricollega direttamente o indirettamente a Bruce Lee. Un'ultima cosa, il critico americano, l'espertone Rick Meyers, scrisse giustamente che era il film che proiettava il cinema d'arti marziali nel XX secolo, pur essendo ambientato nel XIX secolo, perché Rick Meyers era ed è un fan sfegatato di Jackie Chan. Però poi lo stesso Meyers, in un suo libro, a proposito di quest'altro film qua, scriveva che era una robetta standard degli Shaw Brothers, nulla di che. In altre parole, questo film qua, The Duel, in Italia I Quattro del Drago Nero, che era stato uno dei primi film d'arti marziali e uno dei capolavori del filone, tant'è che nel 2017 verrà riproiettato e restaurato a New York al Museo di Arte Moderna, per Rick Meyers era un filmetto anonimo. Quindi dico questo ancora una volta perché noi siamo un po' troppo esterofili e più che affidarci a quello che dicono gli americani, dai quali noi pendiamo sempre, ci dovremmo affidare ai nostri occhi e al nostro intuito, che spesso è molto migliore del loro.